La rappresentazione storica Ucataletto e la musica de Los Logos sono state le grandi attrazioni dell'ultima giornata del Carnevale Lucese 2023. Con quel poco di voce che mi è rimasto, devo dire, è stata una serata meravigliosa, devo dire, pubblico fantastico. È finalmente un bel carnevale, perché i carnevali effettivamente in Italia cominciano a scarseggiare. Come dicevi tu, quelli in Sicilia li abbiamo fatti più o meno tutti, da Cireale ad Adrano a Mister Bianco, Sciacca, li abbiamo fatti tutti. Ci mancava solamente Santa Lucia del Mela e finalmente ce l'abbiamo fatta. Devo dire, è stata una serata magnifica, poi il tempo ci ha aiutato, bella temperatura, bella gente, belle maschere, meraviglia, e viva la Sicilia! Cataletto è una particolarità tutta nostra, di Santa Lucia del Mela, e noi cerchiamo di riportarlo, diciamo, ai giorni nostri, di contestualizzarlo ai giorni nostri, e magari però riportando, specificando la storia da dove viene e come veniva fatto anticamente, come veniva svolto la manifestazione. Tantissime le persone che hanno invaso le vie della città fin dalle prime ore del pomeriggio per divertirsi con i simpatici gruppi a tema che hanno infiammato la prima parte del Martedì Grasso. Missione compiuta anche quest'anno. Sì, nonostante le grosse difficoltà, la paura che c'era ad organizzare dopo il Covid, i lucesi sono stati bravissimi, i ragazzi sono stati veramente fantastici, le associazioni, non faccio nomi, ma ci sono tante persone che hanno dato veramente l'anima e il merito è loro. Noi abbiamo fatto al solito la nostra piccola parte, ma è stata una giornata veramente bella. Noi abbiamo cercato di ricostruire la parte storica. Se avete visto, sono stati citati dei bandi del 700 e della metà del 600 da parte di Nicola Amico e di Angelo Mancuso, che ringrazio per la loro disponibilità che danno sempre al piccolo teatro. Grande successo dell'amministrazione comunale, che ha saputo coinvolgere ancora una volta le associazioni e semplici cittadini. Adesso si pensa al futuro per migliorare un carnevale già eccellente. Abbiamo detto dal primo giorno che era una ripartenza, era l'inizio dopo la pandemia di portare un po' di gente in piazza, e ci siamo riusciti. Siamo contenti, siamo stanchi, e va bene così.